Anche oggi si va per mare, un'esperienza che si spera diventi strutturale nel percorso di crescita dei ragazzi special che provano quelle emozioni positive che solo la vela riesce a dare. Un piacere per il silenzio, per il rumore solo delle onde, del mare, del vento, le poche parole, ma tanto fare perché il senso di appartenenza al fare, soprattutto quando si fa sport, è fondamentale nella vita di ognuno, al di là della condizione che poi lo accompagna durante l'arco della vita. Quello che mi meraviglia è che comunque quando già si avvicinano alla brezza marina o comunque a luoghi che stanno, diciamo, a contatto con l'acqua, i ragazzi si tranquillizzano. È come se un po' entrassero in un clima vacanziero o un clima comunque di festosità. E quando salgono a bordo il loro volto cambia, è come se lasciasse andare un po' la tensione di quello che è forse lo stress della vita cittadina. Quello che però io mi auguro è che ci sia una continuità, perché quando c'è una condizione spettro artistico, la particolarità è che strutturare un calendario e non singoli eventi e basta, anche se oggi è solo una passeggiata, fa sviluppare quello che dicevo prima, cioè il senso di appartenenza. Però ci vuole un impegno costante. È una calendarizzazione importante e ben strutturata. La speranza è che Azimut non perda la concessione e che possa continuare a darvi una mano. Io dico va bene il progresso, però sempre a braccetto con la vita e la socialità, e soprattutto la solidarietà e la fraternità. Si prevede l'apertura di un varco nel vecchio Molo Manfredi all'altezza della storica Madonnina. Insieme a questo c'è poi da verificare cosa accadrà con la Bolkestein e se sarà rinnovata la concessione per Azimut. Due incognite che pesano sul futuro di Azimut che oltre al suo impegno nel sociale si occupa di ormeggio e di sensibilizzare gli utenti del mare per la tutela del patrimonio e dell'ambiente. La speranza è che non si interrompa questa fruttuosa collaborazione che non riguarda solo l'associazione Sustain e l'abbraccio. Noi speriamo che non sia l'ultima, ma dipende un po' dalle concessioni che avremo e quanto riusciremo a far vivere l'Azimut e queste manifestazioni. Sono ragazzi special, per voi una gioia in più, no? Portarli in mare. È una gioia immensa perché è il segno della vita. Questi ragazzi ci riportano a considerare la vita come socialità, come affetto e per stare insieme agli altri. Questo è importante perché siamo sempre presi da affanni diversi e questi ragazzi ci riportano alla realtà. E poi mai come sul mare si è tutti uguali. Il mare ci ha sempre resi fratelli e uguali.